Ciao Toro, benvenuto sul mio YouTube canale di Italian Salta Roba, che ci ho venuto su questa lettura per l'inizio di novembre 2023. Ti chiedo Toro di non far forzare questa è una lettura generale. Se vuoi una lettura privata con me, trovi tutte le informazioni sul mio infobox. Adesso vediamo cosa succede per te. Questo chiede se hai un ascendente, un sole, una luna, un Venere su questo segno, può essere che questa lettura fa per te. Iniziamo. My love team, datemi per favore per il mio toro. Datemi per favore per il mio toro. No, un altro shuffle. L'ultimo shuffle. Grazie. Bilancia. Sotto il mazzo la seconda casa. È il valore. Le risorse e il valore. Può essere che hai un bilancio nel tuo tema natale, Toro, o da quando abbiamo avuto il Solar Eclipse in bilancia, è stato cambiato qualcosa, però anche quando eravamo nella stagione della bilancia, però è una cosa da bilanciare, o dai anche più valore, ti dà anche più valore e ti devono dare come più rispetto, o devono cominciare a percepire di bilanciare. Di non mettere sempre tutto sulla bilancia. Discontento, autoritario e l'universo. Come fai? Fai non va bene. E ostacoli sotto il mazzo. Come fai? Fai non va sempre bene. O la vogliono cotta e tu la vuoi cruda, loro la vogliono cruda e poi la dai cruda e non la vogliono cotta. Come fai? Fai, non è mai giusta per nessuno. E non puoi farlo neanche tutto per tutti i giusti, Toro. Però cominci a percepirlo. Perché dici, ma io più mi metto a capire, voglio capire alle persone, le circostanze che mi trovo, poi alla fine sono io a rimetterci? No. Stai cominciando a dare più valore a cosa puoi dare e no a cosa non puoi dare, o cosa hai dato finora, o cosa stai dando. Stai cominciando a dare più valore. Ok, dammi il presente per il mio toro, il mago, il 5 di spade, l'8 di coppa. Il futuro, 3 di coppe, dammi l'ostacolo, 2 di spade, il ragazzo di spade e il 2 di denari, sotto il mazzo il diavolo, ok? Per l'eternità, Toro, non credo che ti sei privilegiata più di tanto o non ti sei dato tanto valore come dovresti. Io credo che ti hanno sfruttato un po' troppo, o ti sei fatta sfruttare per i comodi degli altri. Lo stai cominciando a percepire, lo stai cominciando a capire, anche se a volte non è facile, perché quando tu metti di cuore, tu lo dai tanto il cuore, e per te non c'è poi sì, il profitto, le cose brutte, no, perché tu quando dai, dai. Pure anche all'inizio, no, anche il momento giusto di incominciare a capire. Chi veramente ti vuole bene o chi è sul tuo profitto. Dammi il 2 di denari, l'asso di denari, il cavaliere di spade e il 7 di spade. Il cavaliere di denari sotto il mazzo. Come l'ho già detto, come fai fai non è mai. Non è mai giusta. E certo, poi ti ricredi, o ti ricredi, dici, ma sono io o sono loro, o sono io veramente che sono sbagliata, o sono io che non. Perché poi ti incavoli con te stessa e dici, ma perché non lo vedo? O come si dice, sono sbagliata io? No, ti fai troppe domande brutte. E perché ti ostacola anche il tuo essere? Perché poi alla fine è com'è che ti ricredi cosa dai tu? Hai sbagliato quello che dai tu?
Eh no, perché sono gli altri sbagliati. Che se, non, se loro pensano, questa persona pensa che non dai più di tanto, vuol dire che questa persona ti sta succhiando, un po' un succhiamento di vampiro, il succhiamento di energia, ti succhiano l'energia, se posso dire così. Dammi il mago. Dammi 5 di spade prima di dire qualcosa. Ecco, meno male lo stai capendo. Due di coppe, due di denari di nuovo e il 5 di denari. Stai cominciando a percepire tutte le manipolazioni o tante manipolazioni fatte da te che stavano quasi cominciando a diventare pazza. Perché ti metti in questo stato che dici, ma io sono, come ho già detto prima, ma sono io che sono sbagliata o dov'è qua il problema? E quando ti chiedi, ti fai, ti rispondi, ti dà, non sai se di cosa rispondere, cerchi risposte quasi da uscirne pazze. E invece tu adesso mi stai confermando e dici no, invece tutte queste risposte, queste domande che cercavo risposte, me le sto dando io. E sto cominciando a percepire che, cavolo, se qualcuno mi vuole amare, ha un privilegio di amare, di amarmi. È un grande privilegio di amare a me. Non è dovuto che vengo amata. Non è dovuto che vengo amata da questa persona. Perciò deve privilegiare che mi possono amare. Mi piace. Mi piace l'attitude, mi piace come ti rimetti in carica. Ma io devo uscire pazze per le persone. Sto uscendo quasi pazza? Ma no, invece cambiamo, no, che strategia, cambiamo moneta, cambiamo suono, cambiamo ritmo. Sono loro di essere privilegiate che mi possono amare. Guarda che bello questo, come cambia. Già un po' di mentalità che cambia, come cambia tutta la circostanza. Tre di coppe. No. Come ho già detto, non ci stai più a questo, è un gioco sporco che ti ritrovi o ti rimettono e tu dici se vuoi il mio amore devi lavorare sodo se vuoi il mio amore, perché il mio amore non è in vendita. Il mio amore non è in vendita, devi guadagnartelo. Dammi il due di spade, mi piace tanto tanto Toro. Il re di denari, il 10 di bastone e la regina di denari. Sì, perché sono le circostanze che ti fanno cambiare. Perché noi conosciamo Toro, è un segno fisso, come Scorpione, Acquario, Leone, che i cambiamenti non gli piacciono, però quando sono sforzati a fare questo cambiamento, perché non vogliono ricredersi ignoranti o non si vogliono farsi approfittare più di nessuno, quando c'è questo cambiamento, poi è tosta. Per la persona che vive poi questi segni, è tosta. Perché quando siamo costretti a cambiare, perché siamo costretti perché non ne possiamo più. Allora la vita ci mette in una circostanza di cambiare perché è anche giusto da cambiare. Perciò qualcuno, cose, persone, situazioni si prendono gioco di noi. Dammi il ragazzo di spade. Cambi tu, cambia tutto. Come già detto prima, la ruota della fortuna, l'asso di bastoni e il The Hierophant, che saresti tu. Se cambi tu, cambia tutto. Veramente la mentalità. Basta un per cento, qualche per cento di mentalità che cambia e cambia tutto. Ok, dammi un consiglio. Il re di bastone, la torre, sì, era 5 di denari. E c'è stata una circostanza che ti ha dovuto fare cambiare. Perché non ne potevi più. Non so se sei stata tu o l'altra persona, qualcuno si è distaccato, non è neanche importante chi ha lasciato chi. Però è stato quasi forzato questo abbandono per
per incominciare a percepire la verità, ma anche per cambiare una volta per tutta questa verità. Mi piace tantissimo, Toro. Toro, grazie mille di essere stato qua. Noi ci vediamo molto presto. Un caro saluto dalla tua Luana e ciao ciao.